Spotlight, SmackDown 79 di ritorno dalle ferie, ma non è detto che non riparta, quindi attenzione. Potrete ritrovarvi ancora un'altra volta Luca Libri in solitaria, un uomo solo al comando che si è alzato sui pedali. Ciao Luca, come stai? Ciao Leo, e mi hai appena dato una notizia che dovrò ancora farlo da solo. Ma è una buona notizia per i No, non è ragazzi, detto. perché No, se no, sono no, da, so no. se son da solo dura No. di meno il video, quindi gli rubiamo meno tempo. È vero, è vero, è vero, è vero perché siamo in due a dire stronzate quando ci sono anch'io. Quando sei da solo sei solo tu. Però quando ci sei da solo dici cose serie, bravo. Perché io Spero. vedo poca roba. Però quelli due spotlight l'ho voluto vedere questa mattina. Molto belli, molto belli. Allora, signori, siamo tornati, puntata 79, SmackDown. Andiamo un attimo a vedere cosa ci ha offerto questa puntata. Abbiamo con una nuova sfidante per la nostra Queen Nia. Sì. La nostra Nia Jax, giustamente, deve celebrare il proprio titolo, quindi si è presentata con persone che la portavano sul trono sopra le spalle, palloncini, Tiffany Stratton sullo sfondo che Sì. ballava e soprattutto i Pretty Deadly che hanno fatto il loro duetto. Aperta parentesi, 5 secondi di Pretty Deadly che hanno cantato in quel modo lì, maledetta, maledetta WWE che ancora non me l'hai buttati in una faida onesta per il titolo tag, maledetta, perché questi sono veramente bravi. Aperta e chiusa parentesi. Detto questo, comunque, però, la festa è stata interrotta da fondamentalmente la prossima sfidante a Queen Naya, ossia Mia Yim. Mia Yim, che l'avevamo vista recentemente in NXT, poi dopo era intervenuta anche a SmackDown, eccetera. Finalmente ha la sua possibilità di combattere per il titolo. Giustamente, secondo me, se l'è guadagnata. Quindi, Nia Jax contro Mia Yim, se non sbaglio, settimana prossima. Luca, tu che ne pensi? Sì, classico incontro, se non sbaglio alla prima difesa, no? Sì? Ufficiale. Sì? Classico incontro appunto per fargli iniziare il regno col piede giusto, e un Sì? regno che comunque secondo me, per quanto riguarda almeno la narrazione, è già iniziato col piede giusto perché stanno riuscendo nel miracolo nel rendere interessante Nia Jax, secondo me. Sì. Anche con banali st standard segmenti, però comunque qualcosa ti dà. Rispetto a prima, ecco, prima era sempre quella grossa, grande che attaccava le persone, adesso qualcosina si stanno costruendo anche attorno, nel contorno, nella narrazione, e di questo sono felice. Ma come lei, tanti altri. E Mia Yim, o comunque Mi Chin, come viene chiamata adesso da Micin. quando è tornata, è per me un buon nome per fare una discreta prima difesa, tutto qua. Però occhio sempre all'incognita Tiffany, insomma. Allora, sicuramente lode a Nia Jax che praticamente da quando è ritornata dall'infortunio, eccetera, è stata molto brava, si è comportata molto bene e Sì. l'hanno sfruttata molto bene. Lode anche a Mia Yim che di fatto è un'atleta valida, ma non ci spostiamo tanto più di quello, però comunque è molto credibile come lottatrice e come sfidante adesso. Sì. Quindi brava a chi ha costruito tutto quanto, brava soprattutto a tenere ancora in vita il discorso di Tiffany Stratton, perché se la tengono lì, se la tiene buona, ma in realtà, come si dice, c'è molto nella pentola che sta bollendo, secondo me. Ma di questo poi dopo ne vedremo successivamente quando esploderà. Altro Sì. discorso che vogliamo vedere, ossia l'OTC a terra, l'Original Tribal Chief, che ancora, come hai detto tu settimana scorsa, non ha proferito parola. Questa volta ha provato a menare, ma è stato menato. Ma da chi è stato menato effettivamente? Nonostante Solo Sikoa l'avesse invitato sul ring, nonostante Tama Tonga stesse, diciamo, nelle vicinanze, pronto a intervenire, chi ha menato il Roman Reigns è stato Jacob Fatu. Fondamentalmente, il Jacob Fatu che tutti noi abbiamo pronosticato come cavallo di Troia. E quindi staremo a vedere su questa storia se ci abbiamo preso o meno
se manteniamo la tradizione, non ci abbiamo preso. No, esattamente. Dopo questo segmento direi che le possibilità sono sempre minime, Ma ancora noi più siamo minime. pronti a fare le dimissioni. Certo, Sempre pronti. certo, certo. Cioè, io poi sono supplente, quindi non ho nemmeno il Quindi contratto tu di dirigenza. lavori a nero, tu lavori a nero. Praticamente sì, lavoro a nero. Cioè, io non è che c'ho delle ferie, io ho Ci deciso che dissociamo, non chiaramente. vengo, non vengo. E quindi ecco, secondo me questa faida ancora allo stato embrionale, Sì. soprattutto per il fatto che non ha proferito parola il buon Roman Reigns, deve cercarsi per forza una squadra, questa squadra ancora non sta arrivando, eccetera. Luca, secondo te dove possiamo arrivare e quale potrebbe essere il capitolo conclusivo, cioè il primo almeno capitolo conclusivo di Esatto. questa faida? No, concordo con le tue cose dette, soprattutto col fatto che dopo questo segmento di questa settimana, di questa puntata, ti hanno dato proprio la parvenza che Roman Reigns serve per forza qualcuno, no? Perché comunque nelle scorse settimane se l'è cavata in qualche modo, ma adesso è arrivato il momento che comunque qualcuno torni e che gli dia una mano. Sicuramente Jimmy, Sì. cancello. Per quanto mi riguarda personalmente, ormai Jacob Fatu che resterà con solo Sikoa, quindi abbiamo sperato inutilmente, ma abbiamo sperato. Io ti aggiungo Jimmy più avanti e Sami Zayn. Sami Zayn che Ah, ok. comunque non sarei così contento in realtà, perché vorrei che restasse veramente strettamente familiare, però ha senso, diciamo, per il passato che ha Sami Nel Zayn, che era senso della storia. praticamente, esatto, che comunque era praticamente uno della famiglia. E anche se dopo ha tradito, vabbè, sappiamo tutti come andò quella bellissima Honorable storia. use. Esatto. Honorable. E quindi sì, siamo ancora in stato embrionale. Questi primi segmenti sono stati molto classici, no? Attacco uno, attacco l'altro e via. Tanto per iniziare un po' e darti un po' di voglia di vedere questa storia. Io credo che però già dalla prossima puntata devo iniziare un po' a carburare un po' di più, magari con promo, perché Reigns non lo vediamo più parlare, magari torna anche Heyman, vediamo, vediamo. Ci sono comunque tante, cioè può esserci tanta carne al fuoco ancora. Match of the Night, a mio particolar parere e soggettivo, è stata una puntata bella con bei match. Andrate contro Carmelo Hayes e il match valido per number one contender tra Montez Ford, cioè i Street Profits ormai, perché tanto poi l'Art Business 2.0 è crollata sotto i colpi del contratto non firmato da parte di Bobby Lashley, quindi ufficialmente sono tornati i Street Profits con Bifeb Sì. Matchone. contro i DIY, due bei match veramente belli. Io metto anche la chicca per quello che mi riguarda, Blaine Davenport contro Naomi, match vero che magari è stato un po' corto sui 7 minuti, però in realtà in una puntata di 2 ore ha il suo senso il match di 2 minuti, di 7 minuti, scusate. Volevo semplicemente dire una cosa, mi ricollego a quello che ha detto settimana scorsa Luca. Per quanto riguarda il titolo maggiore, Kevin Owens contro Cody Rhodes, ufficiale, no, per Bash in Berlin, dall'altra parte abbiamo Gunther contro Randy Orton. Esatto. Ok, sicuramente abbiamo, diciamo, una situazione fortunosa o comunque casuale fino a un certo punto, però Kevin Owens e Randy Orton avevano fatto coppia fino a SummerSlam fondamentalmente, ok? Questo secondo me, questo è secondo me, diciamo, un po' come si dice, il corollario di come si sta comportando la WWE negli ultimi periodi, ossia ci sono due personaggi, un personaggio che ha agito nel sottobosco, ma l'ha fatto veramente bene, gli diamo qualcosa, un po' di carne anche a lui, che sia un match titolato per il pay-per-view, piuttosto che un match titolato all'interno della puntata settimanale, che comunque è funzionale, perché quando ce ne sono una volta ogni tanto sono sempre funzionali, no? Per carità di Dio, però questo è un modo che sta andando. Stato fatto anche col vecchio Jinder Mahal quando aveva preso le botte da The Rock e poi dopo è andato per il titolo, giustamente. Cioè aveva fatto qualcosa, era giusto, insomma, secondo me, in quel contesto, e stanno continuando sempre in questa direzione. E secondo me è la cosa giusta, perché valorizzare i mid-carder o comunque atleti che magari in quel momento non girano intorno ai titoli maggiori, ha il suo senso, perché poi dopo Certo. successivamente ce li mandi, ok? Allora, Luca,
Ti ringrazio per avermi fatto compagnia. Grazie a te, grazie a tutti. Sei stato felice che sono tornato? Se vuoi, certo, è molto più... Me ne posso riandare. Bello. ti ringrazio. Io ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi invito sempre a mettere like al video, iscrivervi al canale, campanella per le notifiche. Scrivete anche nella casella dei commenti. Poi, se volete continuare a parlare H24 di wrestling, il link... canale Telegram Wrestling News e per il gruppo Telegram Wrestling Room sono qui in descrizione, basta accedere. Vi ringrazio, ci vediamo la settimana prossima.